Siamo nella parrocchia Santissimo Cuore di Gesù in località Olmo di Riccio a Lanciano, dove è stato lanciato domenica pomeriggio un appello per raccogliere dei beni per l'Ucraina e si è scatenata una bellissima solidarietà. Ed ora si sta caricando il camion che partirà alla volta appunto dell'Ucraina. Mi chiamo Irina Sorocian, io sono ucraina, vivo in Italia dal 2007 e in Abruzzo vivo negli ultimi 2 anni. Io ho sia parenti sia amici in Ucraina che sono rimasti, che non sono potuti andare via o che si sono uniti con le nostre forze armate, quindi per andare a difendere il mio paese. Abbiamo attivato una raccolta estemporanea, semplicemente da una mia connazionale, Anna Kolesna. È stato lanciato un piccolo messaggio: ragazzi, facciamo qualcosa, raccogliamo cosa possiamo per mandare in Ucraina. Ed è arrivata tantissima gente da tutto Lanciano, una solidarietà di Lanciano e tutti i paesini limitrofi. Quindi questo messaggino semplicemente lanciato su un gruppo di Facebook, credo, poi è stato sparso per vari gruppi WhatsApp, insomma, con velocità della luce, la gente ha portato tutto quello che è stato richiesto, tantissimo cibo, quindi tantissimi prodotti alimentari, medicinali, coperte, vestiti e prodotti per i bambini. Adesso tutti quelli che hanno tempo e hanno saputo di questo, tra virgolette, evento si sono uniti e stanno caricando il camion, perché negli ultimi 3 giorni tutto quello che abbiamo raccolto lo abbiamo suddiviso, lo abbiamo catalogato, abbiamo messo impacchettato e sopra le scatole abbiamo scritto in ucraino cosa c'è dentro. Compito nostro per questo carico, farlo arrivare al confine con l'Ucraina. Da lì non ci sono problemi, ci sono già linee dei volontari che lo accolgono e lo distribuiscono in base alle necessità in Ucraina. E questa solidarietà per noi significa moltissimo, perché ci aiuta a mantenere anche lo spirito alto, che è molto importante, che può anche noi da qui trasmettiamo un po' di questo spirito di solidarietà a loro, di questo spirito, di questo morale alto a loro, e loro lo trasmettono magari a chi è in guerra, perché chi ha parente in guerra, chi ha figlio in guerra, chi ha padre in guerra. E quindi l'unione fa la forza. Grazie ragazzi, grazie di cuore.